La Seven Seas Grandeur ha fatto visita presso il porto di Crotone, una delle più lussuose navi da crociera al mondo. L'occasione è stata propizia per parlare dell'accoglienza offerta dal territorio provinciale con il comandante della nave, il crotonese Luciano Montesanto, che dall'Istituto Nautico di Crotone adesso è tornato nella sua città a bordo della grande imbarcazione. Ma io penso che 27-29 chiamate ci sono state quest'anno, ci saranno. Ma la chiave non sono io a insegnare niente a nessuno, è accogliere la gente bene, è farli stare bene, non essere eccessivamente cari oppure approfittatori, e il posto è bello, poi il resto viene da sé, credo. Ma vedo che ci sono tante navi che arrivano, la mia compagnia sta esplorando, ovviamente si cercano anche porti nuovi, perché il Mediterraneo ormai è saturo, tante navi, io spero che Crotone... Cioè, solamente qualche anno ormai che sta iniziando ad avere navi e non ha niente da invidiare a nessun altro porto se tutti remiamo nella stessa direzione. Ma è un momento di gioia, di orgoglio e sono felice per la città, ecco. Nient'altro, sono felice perché è giusto che questa città sia conosciuta e questo però comporta anche una responsabilità da parte nostra di aiutarci, di come dicevo, remare tutti nella stessa direzione e portare sul nome di Crotone, della Calabria. Data la presenza di un istituto nautico a Crotone, quale consiglio lei fornirebbe ai ragazzi che vogliono intraprendere la vita del mare? Che sicuramente è una vita che può dare tante soddisfazioni, che comporta un enorme... sacrificio, cioè sono arrivato qui dopo 25 anni di lavoro, quindi non è che uno esce lì e arriva su una nave da crociera, c'è tanto lavoro, c'è tanto sacrificio, però posso dire che è stato un mercato meritocratico. Quali sono i prossimi numeri degli arrivi nella città di Crotone? I numeri degli arrivi della città di Crotone confermiamo quello che abbiamo detto in conferenza stampa, quindi sono oltre centinaia di migliaia di persone, continuiamo a lavorare come Crotone Croisport per aggiungere navi sia alla stagione in corso, perché noi non siamo mai paghi, sia alla stagione dell'anno prossimo. Per questo motivo a metà settembre, primi di settembre sarò a Malaga al Sea Trade per promuovere Crotone Croisport, la città di Crotone e la destinazione, quindi non solo Crotone ma tutto il territorio. E a proposito del territorio crotonese, come la provincia di Crotone si sta inserendo nel panorama croceristico? Allora, Crotone comincia ad essere abbastanza nota e eventi come questo sicuramente contribuiscono. È chiaro che bisogna presidiare le fiere. Io non posso mai rimarcare a sufficienza l'importanza di essere lì, di vedersi e farsi vedere. Noi come Crotone Croisports ci siamo sempre e quindi io auspico una partecipazione veramente importante di autorità portuale, regione, provincia, di tutti, perché le crociere sono molto appetibili. Quindi se vogliamo proteggere, anzi far crescere questo segmento a Crotone, dobbiamo essere presenti nella mente di chi organizza gli itinerari. Quindi con questo scopo io andrò a Malaga. Presente anche il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo. Sì, è un'iniziativa che mi sembra stia incrementando al porto di Crotone. Ci sia da un po' di anni un certo numero di arrivi che sta incrementando. È una pietra, è un tassello fondamentale, quello della croceristica, dello sviluppo turistico della nostra regione. Quindi noi come regione ovviamente salutiamo con molto molto favore e interesse questa arrivi di queste navi. Io sono qui per portare i saluti del Presidente della Regione e anche dell'Assessore al Turismo. E ovviamente il nostro impegno è quello di concentrare anche gli interessi della regione, le attività di promozione della regione per quanto riguarda il turismo anche sulla croceristica. Ci sono tante cose da fare nel turismo, per sviluppare il turismo della nostra regione, che vanno dall'incremento della qualità dell'accoglienza all'aumento dei posti di accoglienza al controllo e al monitoraggio della purezza delle acque e anche della nostra sila, dei nostri boschi, per accogliere i turisti sempre nel miglior modo possibile. Quindi tante cose da fare, ma una delle cose da fare è anche quella di incentivare e promuovere la croceristica nei porti calabresi, tra cui quello di Crotone, che è, diciamo, forse da questo punto di vista è il più vocato, il più importante, perché si trova in un posto
che è anche fortunato dal punto di vista della vicinanza rispetto alla costa greca e alle altre destinazioni turistiche. Quindi una bella giornata e una piacevolissima anche giornata per visitare e vedere questa bellissima nave, e quindi auguri e in bocca al lupo al comune di Crotone e a tutto il turismo crotonese. Ma ancora cosa c'è da fare secondo lei? Sul turismo c'è da fare tantissimo e non bisogna mai mollare. Certo, stiamo veramente ottenendo risultati molto importanti sulla croceristica, ogni anno aumentano, diciamo, le navi da crociera che giungono a Crotone. L'obiettivo principale sarà quello di fare del porto di Crotone un porto, diciamo, di partenza per le crociere. Da questo punto di vista, poi c'è tutto l'indotto, perché sono risultati che si raggiungono un po' alla volta, nessuno ha la bacchetta magica, bisogna cambiare la mentalità dei cittadini, dei commercianti, e ovviamente l'amministrazione deve fare anche la sua parte, rendendo e facendo in modo che la città sia pulita, ordinata, il verde sia curato, i quartieri rigenerati e riqualificati. Secondo lei come il porto deve trasformarsi adesso? Guardi, il porto, intanto la cosa più importante al momento è risolvere il problema ambientale, ma è in atto un nuovo piano di caratterizzazione e l'autorità di sistema portuale sta facendo tanto, ecco. Possiamo vedere che i lavori del Porto Vecchio sono già a buon punto, entro pochi giorni saranno aperti i parcheggi di fronte alla capitaneria di Porto, quindi insomma, lavori che procedono, una città che sta cambiando, una città che continua a crescere, come mi piace dire. Vigneti, colline, mare e un porto, ma la città di Crotone, il territorio provinciale, come può rilanciarsi con il turismo? Secondo lei quali lavori bisogna fare? Beh, intanto il turismo croceristico ci consente di attrarre sul territorio presenze importanti e ci consente di raccontare le straordinarie bellezze del nostro territorio. Il primo investimento da fare, il primo lavoro da fare certamente è sul piano culturale, perché dobbiamo fare in modo che il territorio sia pronto culturalmente ad accogliere le straordinarie presenze, perché non dobbiamo fare altro che indossare il vestito più bello e far emergere le straordinarie bellezze del territorio. Pertanto quando parliamo di cultura parliamo di senso di appartenenza, parliamo di decoro urbano, parliamo di creare le condizioni per far visitare la straordinarietà del nostro territorio in assoluta serenità e ammirando le bellezze del nostro territorio. Un territorio piccolo, quello della provincia di Crotone, ma straordinario. In pochissimo tempo si passa dalla costa ionica straordinaria alla Sila crotonese, passando per i castelli di Santa Severina, passando per il castello di Caccuri, passando per l'area marina protetta più grande d'Italia, la seconda in Europa. Volendo, diciamo, raccontare l'originalità del territorio, penso all'area del Cirò, con i vigneti, con i suoi vigneti, e con la, che rappresenta circa il 90% della produzione vitivinicola calabrese. Insomma, dobbiamo fare in modo di creare rete, di fare rete, di fare sinergia e tutti insieme raccontare in poche ore ai nostri ospiti tutta la straordinarietà del nostro territorio.